Allora, per essere concreti, caro Presidente Deiana, no, il professore ha messo un po' il dito nella piaga a proposito di banche, a proposito di disintermediazione, anzi lui ha detto mediazione in un altro modo, e c'è il rischio che questo possa minare fortemente la concorrenza. E allora io comincerei da qui per sentire una sua opinione. Ma io innanzitutto ringrazio Paolo, perché questo è un momento importante, ed è un momento importante, e tutti voi lo sapete perché ne siete gli attori da tanti anni, perché il sistema immobiliare è comunque una parte strategica della ricchezza di questo paese. Vi do un dato, ultimi dati Banca Italia: questo paese ha 10.000 miliardi di euro di ricchezza privata netta, quindi significa al netto del debito privato. Di questi 10.000 miliardi, 3.200 sono in attivi liquidi, quindi investiti sui mercati finanziari, 6.800, nonostante la crisi, sono investiti in immobili. Quindi considerate che la Germania ha meno della metà di tutta la ricchezza del nostro paese. Quindi da questo punto di vista la prima riflessione è che del mattone, come dice il mio amico Roberto Barbato, non si può fare a meno. Secondo tema, mi piace molto la riflessione fatta sul telefono. Io mi ricordo un titolo del New York Times del 1877 che diceva sostanzialmente questo: con l'avvento del telefono chiuderanno le chiese e le sale da concerto. Le chiese e le sale da concerto non sono chiuse, perché naturalmente sono espressione di un valore più solido. Io, per ritornare al tema delle banche e della disintermediazione, poi io insomma da questo punto di vista ho un doppio cappello, perché io faccio anche l'amministratore delegato di un SGR internazionale di investimento. Il tema fondamentale è che le banche si potranno appropriare per un periodo, adesso al di là delle norme, relativamente breve di questo mercato. Ma perché? Perché hanno le reti, vogliono dire le filiali e le persone, perché hanno questa capacità di legare il prodotto al finanziamento del prodotto stesso. Però ricordiamoci anche che in questo è un mercato dove il valore più importante è quello della relazione e della competenza. Noi dobbiamo tentare, come tutti quanti insieme, Confassociazioni per prima e la FIAIP come colonna portante di Confassociazioni, di non fare soltanto una battaglia di retroguardia, ma fare una battaglia di innovazione. Anche le banche non fanno più profitto, perché in realtà hanno sempre fatto un ragionamento sul cosiddetto valore prestazionale, cioè il prodotto più sfidante, il titolo vincente, la soluzione killer. Mentre adesso si stanno accorgendo tutti quanti, il piano di Mediobanca di ieri ne riporta ampi stralci, che nella relazione con il cliente vale il valore relazionale e vale la competenza che gli agenti immobiliari, piuttosto che le persone che gestiscono i clienti in banca, riescono a dare e a trasferire al cliente stesso. Io credo che da questo punto di vista si può fare sicuramente una battaglia tattica nel breve per cercare di eliminare alcune distorsioni, come diceva il professore, ma noi dobbiamo fare una battaglia strategica di lungo periodo sul valore delle competenze, sulla meritocrazia e sul fare rete. Fare rete ci dà una possibilità straordinariamente importante di stare insieme e di abbattere anche alcuni, fatemelo dire fra virgolette, poteri forti, che evidentemente in questo momento sono più forti. Ma come dice, e ho finito se non prendo troppo tempo, un vecchio proverbio etiope, le reti, le ragnatele, se si mettono insieme, possono vincere anche i leoni. Allora, mi veniva in mente, sulla scia delle considerazioni del Presidente Deiana, che un imprenditore, una famiglia di imprenditori, quindi tradizione familiare, mi raccontava che il papà, che ha messo su questo piccolo impero, diceva: quando i direttori delle filiali di banca, parliamo del nord, insomma, produttivo del territorio, venivano in azienda, conoscevano l'azienda, conoscevano i problemi dell'azienda, conoscevano i dipendenti e quindi avevano le competenze anche per dare fiducia a un'azienda. Oggi tutto questo, insomma, è molto, diciamolo con un eufemismo, è molto cambiato. Allora, voglio coinvolgere Valentina Rubertelli
dal punto di vista dei notai, del notariato, no? E il notariato in tutto questo, intanto in questo mercato di disintermediazione, chi vince e chi perde? Che ti le diamo, ah non ce l'ha. Sì, buonasera, prima di tutto ringrazio anche io l'amico Paolo Righi diciamo di provenienza emiliana che io condivido con lui. Chi vince e chi perde? È una bella domanda. In realtà la disintermediazione è un fenomeno che ha ovviamente riguardato anche la nostra categoria, diciamo, anche se alla lontana. Non possiamo dimenticare, insomma, il contesto nel quale ci ritroviamo, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia e quindi immaginare di combattere il fenomeno, appunto combattere i poteri forti, per quanto magari oggi se ne è parlato tanto. Quindi tutto ciò che è disintermediazione nel campo professionale, noi dobbiamo ovviamente non lasciarcene travolgere, ma dobbiamo cercare di dominarlo. E il notariato, che potrebbe considerarsi spaventato da tutto ciò che è smart contract, blockchain e tutto ciò che è intelligenza artificiale, vediamo oggi che ci sono fantastici robot che addirittura scrivono gli articoli di voi giornalisti, come no? Oppure scrivono i pareri per gli avvocati. Ebbene, ovviamente anche il notariato potrebbe essere coinvolto, no, in questo grosso timore. Al contrario, invece, noi consideriamo, e qui mi ricollego alle considerazioni che si facevano prima, rapporto personale. Ecco, il notaio ha una funzione di indagine della volontà delle parti, è una specie di confessore, e questo lo è ancora oggi nel 2016, non stiamo parlando di quando esisteva l'analfabetismo. Le persone vengono da noi e ci raccontano veramente le storie della loro vita. E dopo aver fatto questa indagine della loro volontà, l'indagine della volontà delle parti, noi poi trasformiamo quelli che sono i loro desideri, i loro sogni, e tra questi anche l'acquisto della casa, in veri e propri atti. Gli atti notarili però devono ovviamente anche soddisfare la ricerca di certezze che le persone ci affidano. Quindi le persone si fidano di noi, confidano in noi e sanno che noi garantiamo tutela, affidabilità, certezza, sanno che il nostro atto garantirà loro che la casa non verrà più tolta via dalle loro mani. Noi garantiamo che quell'atto sia conservato per 10, 20, 100 anni, secoli, tant'è vero che dopo va all'archivio di Stato. E tutto questo non solo visto, diciamo, nell'ottica del cittadino è un qualcosa che dà un fattore di certezza, ma visto anche in un'ottica macroeconomica è un fattore di competitività enorme, cioè la certezza, l'affidabilità degli atti e quindi la certezza dei dati che il notariato immette nei registri pubblici immobiliari e il registro delle imprese, naturalmente è un fattore di grande competitività, ma non è che lo dico io, lo dicono la Banca Mondiale, lo dice l'FBI, lo dice un premio Nobel, Schiller e quant'altro. D'altronde, e chiudo perché altrimenti rubo troppo tempo agli altri ospiti, d'altronde prima ho sentito qualcuno che mi ha preceduto parlare della crisi dei mutui subprime. Ecco, probabilmente in Italia tutto questo non sarebbe capitato perché i furti di identità che sono alla base del fenomeno mutui subprime, ecco, da noi dove non si compra la casa con un click su internet, tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie, volevo chiedere un'altra cosa, in parte mi ha risposto, c'è anche il Presidente Righi che credo volesse intervenire, ma c'è qualche affinità tra gli agenti immobiliari e i notai? Ma, assolutamente, anzi dobbiamo trovarla perché facciamo due mestieri completamente diversi, intanto bisogna essere chiari, però è importante creare una rete di collaborazione col notariato per portare a casa quella cintura, diciamo, di sicurezza
che racchiuda la responsabilità precontrattuale dell'agente immobiliare, che è presente nel nostro codice, e la responsabilità contrattuale. Noi come figura sociale proprio nell'immaginario collettivo siamo sempre stati un po' assimilati negli anni passati a quelli che mettono d'accordo le persone o le mettono in contatto. Mi diceva un mio amico che la malattia professionale dell'agente immobiliare era la scogliosi, perché stava in piazza e stava a sentire se vendevano un appartamento o no per ascoltare qualche cosa. Oggi questo ruolo, mi sembra che si capisca anche da oggi, è cambiato completamente, e allora questa maturazione della categoria deve poi trovare sbocco anche in accordi che speriamo presto ci possano essere con il notariato per muoverci in questi termini. Ma volevo dire una cosa sul filmato, no? E a parte il fatto che è molto divertente, però la parte finale ci dice una cosa, no? L'ultimo bambino dice: questo è più bello, ma questo è più comodo. Ecco, allora, siccome anche la disintermediazione, a parte il discorso delle banche e quello del mondo delle app, di quello che sta venendo fuori, ci interessa particolarmente. Io un po' sorrido quando vedo su Facebook, no? Le varie, adesso c'è questo sito Omepal, che tra l'altro è partecipato anche da Serra, l'amico del Presidente del Consiglio, del Premier, finanziere, Algebris e così via. Ecco, vedete, a me non fanno paura chi mette in contatto le parti per via telematica, perché io penso che così come non si possa sostituire il notaio, non si può sostituire l'agente immobiliare, cioè sono attività, voglio dire, che non si possono sostituire completamente. C'è però uno scatto che ci deve essere della categoria, non possiamo sempre lamentarci, non possiamo sempre dire: ah, ma questi hanno fatto, e pretendere che l'associazione faccia chiudere i portali, faccia chiudere questo, faccia chiudere quest'altro. Anzi, bisogna accompagnare determinate attività, a parte per la pagina che dicevo prima, che penso chiuderà presto, ma è chiaro che se io ti faccio una contrattualistica, come fa questo sito, a 290 euro se vendi l'appartamento, è chiaro che poi qualcuno, il notariato, gli agenti immobiliari, il sottosegretario alla giustizia, qualche onorevole, prima o poi ci andrà a vedere dentro, perché non penso che una messa in contatto delle parti, una parte contrattualistica, possa contare 290 euro. Allora, il tema qual è? Il tema è che dobbiamo guardare al futuro e non avere paura di quello che succede sul mercato, ma dall'altra parte dobbiamo essere noi a essere utili e non belli, come quel telefono, proprio per il consumatore. Questa parte di economia e i prossimi 10-15 anni dell'economia ci dicono che il consumatore è al centro. Lo dicevo un altro giorno in un convegno, io vedo amministratori di condominio, era di amministratori di condominio, vedo agenti immobiliari che dicono: io non lavoro il sabato, io chiudo alle 6, io chiudo alle 5, io ti ricevo solo se. Ecco, noi facciamo parte di quei servizi che sono utili alle persone. Se noi ci giriamo e facciamo i consumatori, se telefoniamo a qualcuno e che ci dice: guardate, io chiudo alle 6, non comprendendo che la gente va a lavorare, diventiamo belli ma inutili. Allora, il tema con la nostra professionalità, col nostro ruolo sociale, dobbiamo essere utili ai nostri clienti e a chi intende comprare casa. E l'altra cosa che ci serve per non essere disintermediati è fare rete. La rete è l'unica soluzione, per questo insisto sempre, la collaborazione e la rete, anche tra diverse professioni, perché una cosa è certa, in questo paese tutti vogliono fare il mestiere degli altri, ma una cosa è anche certa, che se tutti noi facessimo bene il nostro mestiere, mettessimo a fattor comune le nostre esperienze, non ci sarebbe nessuna app che ci può battere. Io sono convinto di questo. Allora, aggiungo due cose, no, perché diceva il Presidente Righi: tutti vogliono fare il mestiere degli altri, non è un caso che questo è il paese dove tutti sono commissari tecnici, no? Quando si gioca al calcio. Poi c'è un altro aspetto che credo sia anche questo da segnalare, perché è vero che la cosiddetta disintermediazione dà anche l'idea, nella percezione
di rapidità, però poi bisogna ricordarci anche dei costi, perché molte volte pensare di spendere molto meno, clamorosamente meno, poi uno scopre che c'è una fregatura. Andrea, immensa, vedo in sala no? un amico della federazione, Leonardo Cuzzocrea. Se vieni su un attimo, Leonardo, a farci un salutino, eccolo. So che ti metto in imbarazzo, però siccome tu fai un mestiere, un applauso, fai un mestiere un po' particolare, Leandro, fai un mestiere un po' particolare, poi se vuoi ce lo dici, no? Ecco, una domanda che ti volevo fare io è... Aspettiamo, diamogli un microfono, grazie. Una domanda che ti volevo fare io è questa qua, poi so che devi andare via, ce lo dici in due minuti. Ma quando io sono Google e tutte le attività che io faccio vengono spesate o pagate, le tasse di Google in Irlanda o non... E le attività che faccio io, che non sono un web, sono un ufficio fisico, le pago in Italia, no? Allora, c'è sicuramente qualcosa che la politica deve aggiustare, perché se io ho una pressione fiscale del 68% e Google ha una pressione fiscale irlandese del 15%, qualcosa c'è che non va. Allora, tu di questa roba qua cosa ne pensi? Io non ho detto chi sei, eh? No, no, lo puoi dire tu se vuoi. Sono obbligato a dirlo io perché... perché no? I contributori anonimi non sono esattamente il mio genere. Io faccio il finanziere con la F minuscola e devo dire che il mio saluto era prima di tutto rivolto a un ringraziamento. Io ho incontrato FIAIP nella mia veste professionale quando comandavo il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e mi occupavo dell'antiriciclaggio. E con il presidente Righi mi sono incontrato in qualche occasione in cui la federazione ha fatto il suo sforzo per dare il proprio contributo alla cultura della legalità, anche oltre la vostra veste professionale, anche oltre i vostri obblighi di adempimento di quel mondo che contribuisce alla legalità, che è la prevenzione del riciclaggio. In qualche misura è proprio questo l'attestato che volevo dare col saluto e col ringraziamento. E poi il Presidente mi fa una domanda che evidentemente va oltre il mio ruolo. Io sono, come tanti, un esecutore delle leggi. Non spetta a me stabilire come e quando. Però è vero anche che c'è un mondo di attenzione verso questi fenomeni che ultimamente ha avuto anche risultati eclatanti per contribuire a ristabilire le regole che siano uguali per tutti. Evidentemente che il luogo fisico o il luogo logico dove si svolgono le attività non debba essere un fattore di disparità tra chi fisicamente ha un luogo dove esercita la propria funzione, la propria professione e chi lo fa attraverso un mezzo, ma anche il mezzo va localizzato. Con le difficoltà della globalizzazione, con le difficoltà della internazionalità e con la difficoltà che nel mondo tributario probabilmente c'è una mancata armonizzazione che è uno dei limiti, mentre tornando e chiudendo nel mondo dell'antiriciclaggio c'è una grande convergenza di attenzione, perché il riciclaggio è un fenomeno internazionale in cui anche l'Italia ha il suo pezzo di responsabilità, ma non è la sola assolutamente. E il mondo del finanziamento al terrorismo sta venendo fuori come un'ulteriore fonte di pericolo. L'altro corno del problema è che la stessa attenzione, la stessa cura sulla armonizzazione tributaria è un po' più complicata. Però questo non significa che non si facciano degli sforzi tra noi e l'Agenzia delle Entrate per riequilibrare le sorti e tutto sommato le note di cronaca degli ultimi tempi proprio su questo si stanno un po' focalizzando per ristabilire la parità delle sorti. Ancora grazie, un saluto e buona festa a tutti. Grazie. Siccome abbiamo lavorato insieme da una parte o dall'altra, però per il grande rispetto che questa federazione ha per chi, per le forze dell'ordine, per chi tutti i giorni ci tutela e per chi mette anche in pericolo la propria vita per una comunità, noi ci sentiamo di darti questo premio che è il nostro stemma d'oro. Grazie Leandro. Grazie. Grazie. Allora, proseguiamo nel nostro pomeriggio, in questo nostro lungo pomeriggio
dei 40 anni di FIAIP. Io devo salutare però Mazzoli, Deiana e Rubertelli, ringraziarli per il loro contributo. Grazie. Grazie Valentina. Ecco, grazie, grazie di cuore. Grazie Angelo. Professore, ecco. Allora, grazie. Grazie. Allora,